su un nuovo video di Patreon, questa volta una cosa un po' più tecnica. Andiamo a parlare per quanto riguarda di profilo di colore, quindi aspetti un po' più legati alla post produzione. Siamo su Lightroom, la foto in questione è questa, e andiamo a parlare di come possiamo creare da un nostro preset un profilo di colore. Sembra che stiano spopolando sul web in questi ultimi mesi i profili di colori. Alcuni dicono che andranno a sostituire i preset, quindi andiamo a capire, a imparare come creare il nostro profilo di colore a partire da un nostro preset. Apro una piccola parentesi, magari per chi non sa che cos'è un preset, parto dalla base. Quando apriamo un nostro programma come Lightroom, abbiamo la possibilità di modificare le nostre fotografie, ok, in base a quello che vogliamo risaltare o meno, quindi ombre, luci, contrasto e così via. Ok, ripristino la foto così le impostazioni vanno a zero, e questa è la foto come è stata scattata in fotocamera. Andiamo ad applicare uno dei nostri preset, quindi per esempio questo qui, Cartem 2, ed ecco che abbiamo già la foto modificata. Vedete, si sono modificate automaticamente tutti questi parametri, ed è quello che fa il preset. Una volta che noi abbiamo trovato i parametri che ci piacciono e pensiamo che si adatti bene, che si adattino bene al nostro stile di fotografia, per non ripetere sempre le stesse procedure, stare a impostare sempre le stesse e fare sempre le stesse modifiche, andiamo a salvare quelle modifiche da applicare nelle prossime fotografie. Questo quando dobbiamo lavorare con una gran quantità di fotografie ci risparmia tantissimo tempo. Chiusa parentesi, che cos'è il profilo di colore? Ripristiniamo la foto così che torna come l'abbiamo scattata. Per esempio, Lightroom ci dà il profilo di colore qui in questa zona, vedi? Sono dei preset, diciamo così, che ci dà Adobe, ci dà Lightroom. E anche qui andiamo a cambiarli, vedete? Paesaggio, ritratto e così via. Possiamo dire che sono anche quelle modalità che troviamo nelle fotocamere, a volte ci danno la possibilità di cambiare questi profili di colore. Se apriamo qui, in questi quadrettini, troviamo tutti i nostri profili di colore che ci offre gentilmente Adobe, ok? Quindi, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo creare un nostro profilo di colore a partire da questo preset. Come lo facciamo? Di cosa abbiamo bisogno? Per crearlo abbiamo bisogno di un file RAW. Quindi usciamo un attimo da Lightroom, apriamo il nostro file RAW, l'ho già messo qua. Di solito il computer, quando ha installato Photoshop, i file RAW te li apre in automatico con Photoshop, che a sua volta ti apre Camera RAW. Ok, quindi vedete, questo è Camera RAW, quello che ti permette di modificare il RAW prima di passarlo in JPEG o passarlo su Photoshop. Ok. Grazie a questo riusciremo a creare il nostro profilo di colore. Questo Camera RAW è collegato direttamente con Lightroom Classic, ok? Quindi penso che non funzioni con Lightroom Cloud o comunque gli ultimi. Con Lightroom Classic vanno proprio di precetto. Cosa facciamo? Andiamo a vedere le nostre impostazioni che abbiamo su Lightroom. Ho detto che sono collegati, quindi se noi andiamo qui, in questa icona, apriamo, ci troviamo tutte le modifiche che abbiamo già salvato su Lightroom, quindi i nostri preset. Okay. Andiamo su Cartem, ed ecco che troviamo il nostro Cartem 02. Diciamo che Camera RAW ci va ad applicare il nostro preset direttamente sul RAW, okay? Sul file RAW. Come lo salviamo? Apparentemente per salvarlo dobbiamo fare clic qui, ma attenzione, adesso lo apro per farvi vedere. Se noi lo salviamo da qui, lui ce lo salva come un nuovo predefinito, quindi ci va a salvare anche tutte queste modifiche.
saturazione, vivezza, chiarezza, bianchi, ombre, luci e così via. Quindi ci va a creare una specie di preset. Noi non vogliamo però il preset, vogliamo il profilo di colore. Come lo andiamo a creare? Piccolo trucco: se teniamo premuto sul Mac il tasto Alt, quindi Alt, vedete come cambiano questi due tasti e l'interfaccia cambia di questo Camera Raw. In Windows immagino che sia tenendo premuto il tasto Control, quindi poi provate, se qualcuno ha Windows potete scriverlo nei commenti, così per gli utenti Windows possono trovarlo subito. Quindi premiamo Alt e torniamo sempre all'icona di prima. Questa volta però vedi come cambia. Adesso ci dice di salvare un nuovo profilo. Cosa facciamo noi? Ci andiamo a creare il nostro gruppo. Profilo di colore Carten. Adesso creo un nuovo gruppo. Profilo video Patreon. Ok. E gli metto il nome. Carten 02. Ok, così siamo molto organizzati. Non tocchiamo nient'altro, se no salviamo il nostro profilo di colore. L'abbiamo già salvato, quindi chiudiamo Camera Raw, chiudiamo Photoshop, Lightroom lo chiudiamo, vogliamo uscire, sì, mettiamo che si chiuda e lo riapriamo, così lui riprende tutte le impostazioni che abbiamo salvato su Camera Raw. Ed ecco, una volta che abbiamo aperto di nuovo Lightroom, possiamo trovare già il nostro profilo di colore. Vado a creare delle copie virtuali per vedere dopo come vengono applicate le modifiche. La prima la lasciamo come da camera, come il file RAW. La seconda li applichiamo il nostro preset, vedete le modifiche, e alla terza andiamo a cercare il nostro profilo di colore. Quindi andiamo sempre qui in questa icona ed eccolo, vedete, profilo video Patreon, quello che abbiamo usato, ed eccolo qua, abbiamo il nostro profilo di colore applicato sulla nostra fotografia. Principale caratteristica del profilo di colore, ecco, se torniamo un attimo al preset, vediamo come praticamente i colori non cambiano per niente. Aumentiamo un po' la luce, però tutte le nostre impostazioni le vediamo, vedete la curva è tutto modificato, tutto completamente modificato. Sul profilo di colore invece non abbiamo niente modificato, abbiamo ancora tutti i parametri verdi, quindi possiamo modificarle ancora di più partendo già dalla nostra base. In pratica il profilo di colore ci va a trasformare il nostro RAW con un preset applicato, e quindi il primo vantaggio che vedo è quello di poter modificare ancora di più le nostre fotografie. Immaginate, no, quanto rango dinamico che possiamo guadagnare nella fotografia. Caratteristica principale però è quella che mi attira molto di più, è questo fattore qua. Se vedete sotto profilo abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire l'intensità del profilo di colore, e questo è fantastico, perché quando abbiamo delle fotografie in serie dove cambia la luminosità, cambiano le luci, cambiano gli ambienti, magari già usando questa opacità riusciamo ad applicare lo stesso preset a tutte le fotografie. Vedete, nel preset non lo troviamo, quindi quello è, non riusciamo ad applicarlo, a modificarlo. Nel profilo di colore sì. Come possiamo salvare questo profilo di colore per averlo sempre a portata di mano? Perché andare sempre qua può essere fastidioso. Allora cosa facciamo? Andiamo alla nostra fotografia, la segno con 5 stelle e salviamo il nostro valore predefinito, ok? Deselezioniamo tutto e lasciamo solo versione, elaborazione e trattamento di profilo, ok? Quindi
ci andiamo a creare un nuovo gruppo, profilo di colore, e scriviamo il nome del nostro profilo, lo creiamo e lo andiamo a trovare qua. Eccolo qua, profilo di colore Carten02. Ok, se ripristiniamo la fotografia, togliamo tutto e applichiamo il nostro profilo di colore. Ed ecco qua, questo è tutto. Così abbiamo creato da un nostro preset un profilo di colore. Ora tocca sperimentare, capire bene come possiamo applicarlo e far esplodere la creatività con questi profili di colore. Così riusciamo a essere sempre aggiornati, non rimaniamo indietro e chissà, magari se sostituiranno i preset, non lo so, ditemi voi. Se avete delle domande, scrivetele nei commenti che con molto piacere vi risponderò.